come se piovesse. Là, una nevicata di pecorazzo. G come guanciale. Perché ragazzi, non voglio dire, ma io ci dormo fra due guanciali. E quindi, quale cosa migliore per un guanciale che farci una squisita matriciana? Stacco questi due bambini, maschietto e femminuccia, procedimenti diversi, fascia romanica diverse, ma sempre guanciale è. Quindi, tolta la prima fetta che potrebbe essere un pochino troppo pepata, molto bene, ne faccio una, due, tre, un chilo di pasta, quattro, molto molto bene, e là, e lo riappicco. Altro tipo di guanciale, questo è leggermente fumé, molto buono, prima fetta la togliamo, così, molto bene, ecco, e poi facciamo uno, due, tre, quattro, queste le facciamo più finette, e anche cinque, molto molto bene, e là, che spettacolo. Molto molto carinamente messi qui. A questo punto li scotichiamo. Seguiamo un po' la cotica. Oh, la cotica, signori, non si butta. Potresti farci, non so, pasta e fagioli o quello che più vi piace. Questa la puliamo un po'. Molto molto bene. Ale. Lo facciamo a listarelle. Ora, le scuole di pensiero della matriciana, che se ne dica, sono tante. Io dico sempre che non c'è un diktat in cucina, per cui ognuno, la matriciana poi la fa come meglio crede. Però ci sono dei diktat che sono stati messi. Io sono nato in una famiglia dove si cucinava bene e una delle cuoche che avevamo in casa era del Frusinate. E lei mi ha fatto vedere, faceva la matriciana e ci metteva il cosiddetto prodotto controverso, la cipolla. Ci metteva. Io ho sempre mangiato la cipolla come intruglio insieme e ci stava benissimo. Quindi io la farò come mi hanno insegnato, ma questo non vuol dire che voi non possiate fare come pare. Quindi non la fate troppo piccola, tagliamola così. Molto molto benissimo. Padella. Olio. Come se piovesse. Ecco. Come vedete deve condire la pasta, quindi un chilo di pasta fatecelo andare un po' d'olio, viva Dio, no? Ecco. A posto. Ci rompiamo. Anzi, non ci rompiamo, ma ci mettiamo un peperoncino di questi più dolci, tutto a crudo, là. Un non nulla di sale grosso. Lo facciamo ammalvire, quindi per evitare che caramellizzi troppo rendo l'impasto umido. E ci metto una dose generosa di vino. E voilà! Flambé! È perfetta, 5 minuti sono passati, ci buttiamo i nostri bei pelati. Anche qui c'è da discutere, perché una volta non c'erano i pelati. Quando andavano in giro nella transumanza i pastori si portavano il malloppo dei pomodori nel calzacco, il guanciale appeso sul mulo, un goccetto di vino, non c'era manco l'olio, non c'era niente, c'erano i pomodorini. Però noi abbiamo questo. Il tempo che si cuoce la pasta e mangiamo, datemi un altro 4-5 minuti, non di più. La prima spadellata alla brutazza.
È bella piena sta posa, eh? È meglio che facciamo un altro giocattolo. La facciamo cominciare a tirare così senza colpo ferire. Molto molto bene. Un goccetto di olio nuovo, come se piovesse, spettacolare. Una nevicata di pecorazzo. Che ci va con la qualche scaglietta, che ci frega, anzi. Ecco, bella. Io sto spingendo di più, così i filetti vengono più lunghi. E faremo un test. Beh, G come guanciale, G come gusto. E quindi adesso ce lo mangiamo il gusto. Prendiamo due rigatoni, un pezzettino di guanciale, un pezzettino di cipolla, gli diamo una sporcata col pecorazzo. Avete presente quando la tonsilla comincia a squagliarsi, a salivare? Ecco, sta succedendo questo. Mamma mia! Guardate, è vero che sono scelte private, ma la cipolla ci sta tanto bene. Fate come pare, io la mangio così. Semplicemente strepitosa. Buon appetito e viva il guanciale. Anzi, i guanciali, perché io ci dormo fra due guanciali. Buon appetito.